colture arboree da frutto, è impegnato da sempre in ricerca sulle fisiologie applicate delle piante arboree da frutto e dei sistemi colturali. È noto per testi sia nazionali che internazionali per conto delle piegerie sul fico d'India, ed è coautore anche del coeditore del testo di arboricoltura generale, e ultima credo sua fatica editoriale è quella col professor Colelli di Foggia sulla gestione della qualità e conservazione dei prodotti ortofrutticoli. È stato anche coordinatore di quei bei volumi della Bayer Colture e Cultura per quanto riguarda gli agrumi e l'olivo. Anche al professor Inglese un ringraziamento per la disponibilità, ci dispiace che per motivi gravi oggi non è con noi, ma gradiremo tantissimo e apprezzeremo tantissimo dalla sua relazione. Paolo, a te la platea, grazie mille. Grazie. Io ho visto, devo dirlo, Luigi Catalano all'opera insieme in Etiopia a piantare meleti, albicocchetti, mandorleti, ricordo, per la FAO, e ho visto una persona di straordinaria generosità e di grande capacità tecnica nel trasmettere le conoscenze ai ragazzi, e questa cosa mi ha legato, se posso dirlo, a lui con un'amicizia molto forte, perché quando vedi un professionista lavorare con l'amore con cui lavora lui non puoi non volergli bene. Detto questo, io vorrei farvi vedere, se ci riesco, la mia presentazione. Ha detto bene Luigi, a me è capitata la fortuna, grazie all'inizio alla mia amicizia profonda col professore Barbera, di lavorare su una specie pazzescamente interessante, che è questa che vedete. Non a caso in questa foto vedete Einstein, un mio studente una volta gli chiesi: sa chi è questo? E mi rispose: è D'Alema. Invece non è D'Alema, è Einstein. Durante il suo esilio americano a casa di Diego Rivera, nel fico d'indietro di Frida Kahlo e Diego Rivera. E cioè questa è la pianta, una delle piante che dovettero incontrare, qua siamo ad Haiti, i primi spagnoli che arrivano in fico d'India. Come vedete, a me è capitato più volte di doverle discutere, può essere considerato un albero. Questo è senza dubbio qualcosa che noi chiameremmo un albero, cioè una struttura perenne con un tronco, le branche e una chioma, seppure molto particolare, che gli dà una forma d'albero. Questa è una pianta in un sistema straordinario che c'è nelle isole caraibiche, è una dimensione che queste specie possono raggiungere. Cambia, ditemi se non cambiano le immagini. Questa è una specie che ha una importanza culturale nelle Americhe pari a quella che l'olivo ha nel Mediterraneo. Quindi è suggestiva l'idea di parlare di fico d'India in un momento in cui stiamo discutendo di trovare alternative all'olivo. Ora, io non voglio parlare di questo, è una cosa molto complicata, ne parlerò semplicemente per dirvi secondo me che senso ha, però vorrei darvi almeno delle notizie di carattere generale prima di iniziare. La storia di questa pianta nel centro della cultura è mitologica, e il fatto che appartenga al mito significa che dentro, in profondità, alla cultura di un paese, alla gastronomia, alla sussistenza alimentare. Il fico d'India arriva alla fine del 400, questi sono i primi disegni nel 1530 a sinistra, Mattioli 1603, l'orto botanico, il giardino dell'arcivescovo di Einstadt in Germania. Questo è l'inizio. È straordinario, leggete come ci sia una similitudine molto precisa tra il modo di usarlo nell'agricoltura di sussistenza e quella non di sussistenza. Sottolineo la sussistenza perché capisco che non parliamo di questo oggi, però va detto che questa specie oggi è centrale nell'alimentazione di sussistenza di qualcosa stimata come 600 milioni, 700 milioni di persone. Non è uno scherzo, cioè è una cosa che è molto forte a livello internazionale. È una cattacea, 1600 specie, coltivata commercialmente in 20 nazioni, per diversi usi, certamente il frutto, certamente molto di più il foraggio, in Brasile 1 milione di ettari di foraggio, e i cladodi per uso alimentare, i nopalitos, che in Italia non si usano, in America sì,
e infine il carminio, il colorante che è una delle, che è il più importante colorante naturale rosso che esiste sulla faccia della terra. Dove si coltiva? In sintesi, al di là di quello che vedete, l'Italia ha nell'emisfero nord e nell'Eurasia il monopolio della coltivazione di alta qualità. Il Messico, che coltiva ovviamente la zona nativa, ha un export limitato agli Stati Uniti, il Sud America coltiva per se stesso, Israele coltiva fondamentalmente per se stesso perché ne hanno un consumo rilevantissimo, il Nord Africa non riesce a coltivare per l'Europa, ma coltiva e produce essenzialmente per se stesso e in questo momento ha un problema gigantesco che secondo me arriverà in Sicilia. Io ho avvertito più volte l'assessorato agricoltura in forma ufficiale, ufficiosa, per lettera, per PEC, per qualsiasi modo, perché sono stato in missione per la FAO in Marocco, Algeria e Tunisia, dove il Dactylopius opuntiae, che è cugino di quello con cui si fa il carminio, ha distrutto più di 20.000 ettari di fico d'Indieti. Distrutto significa eradicati. È una cocciniglia che non ha un nemico naturale da noi e che eradica completamente le piantagioni. Successo in Etiopia, in Marocco è una vera tragedia, è arrivato da 3-4 mesi in Tunisia, arriverà in Sicilia e quando arriverà qualcuno si lamenterà, ma la scienza, la ricerca li ha avvertiti per tempo. Arriverà, sarà un problema gigantesco. Non dico che sarà un problema come la xylella, ma molto simile alla xylella, perché il danno che fa è mostruoso, soprattutto nelle condizioni in cui ci sono impianti commerciali e piante distribuite nel territorio in forma naturale. Questa combinazione rende impossibile l'eradicazione della cocciniglia, che diventa endemica e fa dei danni spaventosi. Il centro di origine, lo vedete, è in Messico, poi qua si capisce con chiarezza l'areale dove è distribuito e gli areali dove diventa infestante in Australia e qui nel capo sud del Sudafrica, ma le produzioni da frutto, ve le ho dette, sono sostanzialmente commerciali. L'Italia sostanzialmente a livello mondiale non ha rivali, non per grandissima nostra capacità, ma in larga misura per incapacità altrui, direi. Ha una enorme variabilità di fenotipica, non tanto nei frutti, che presentano alcune gamme di colore molto precise, ma quanto nelle caratteristiche delle piante. Queste non le vediamo, queste sono specie diverse utilizzate per scopi diversi, alcuni per foraggio, altre per carminio. È una specie che è capace di crescere in condizioni particolari, perché il meccanismo fotosintetico, non solo per il meccanismo fotosintetico che usa, che consente un enorme risparmio d'acqua, ma perché le acque che tende a usare in natura sono quelle che derivano dalle piogge occulte di prima mattina, cioè dalla escursione termica giorno-notte. Ha un rapporto pioma-radici che è completamente diverso dalle altre. Se guardate quella pianta sull'obelisco, là siamo a Vucro, in Etiopia ci sono 40-50 gradi, quella pianta, ho contato il numero di cladori, aveva anche 19 frutti, e le radici, chi è esperto di queste cose capisce che il rapporto ponderale è pazzesco, cioè le radici sostanzialmente sono limitatissime. Perché? Perché la pianta ha poche radici rispetto alla chioma, perché l'acqua la immagazzina velocissimamente nelle pare. È un frutto che nella dinamica commerciale banale, di sussistenza, ha questo utilizzo, questo è Marrakesh. È un utilizzo che lo penalizza agli occhi del commercio grande, importante, perché è sempre stato considerato un cibo povero, un cibo di scarso interesse commerciale, tanta è la sua diffusione nella alimentazione di sussistenza. Ma è un errore, questa è l'Etiopia, questa è la raccolta spontanea in Etiopia di queste donne che nel Tigray, oggi martoriato dalla guerra di nuovo, qua siamo a 2500 metri di altitudine, quella è una bianca, portati dai salesiani, questi frutti vengono raccolti così e per 3-4 mesi sono l'unico alimento di migliaia e migliaia di persone. Questa è la gamma di colori. Il rosso
non ho mai capito perché l'arancione viene chiamato giallo, ma lo chiamiamo giallo, in verità è un arancione, il giallo non esiste, il giallo vero e proprio, esiste il bianco, ma esiste soprattutto questo frutto oggi, che secondo me è estremamente interessante. Noi abbiamo una 5-6 piante in dipartimento, questa è la varietà verde del Cile, e io credo che sia una varietà molto interessante, non la fa nessuno ancora in Italia, deve essere migliorata sotto alcuni aspetti, però il colore è come quello del kiwi, e quindi da questo punto di vista, se uno ha una gamma di colori che parte da questo aranciato giallo, ha il rosso che è il colore più forte, le indagini degli economisti dicono che il primo colore comprato da chi non conosce questa pianta o questo frutto è il rosso, è un classico, il rosso è così, ha questa, in tutti i casi, pensate alle pesche, ha questa forza attrattiva. Il verde, questo vedete il rosso, quindi il rosso, l'amaranto, il bianco, che è molto poco sviluppato, ma credo nello sviluppo futuro di questa cultivar, perché questa è la verde cilena, perché il colore e il succo che ne deriva, ricco in fruttosio e molto buono di sapore, ha secondo me delle particolarità interessanti. Non è mai stata coltivata al di fuori del Cile, io ho visto piante così anche in Perù, nella flora spontanea. È una pianta che ha una capacità ecologica straordinaria, se uno guarda con attenzione questi numeri si rende conto che con una pioggia minima ha produttività superiori all'orzo, al sorgo, al grano e allo stesso mais, molto di più del mais, tant'è che ha soppiantato il mais da foraggio, dicevo, su 1 milione di ettari in Cile, nel nord del Brasile, scusatemi, perché la sua produttività è elevatissima in termini di biomassa. Questo ne fa anche una pianta da un altissimo valore ecologico in termini di intrappolamento o stoccaggio dell'anidride carbonica. Ecco, qua vedete quello che dicevo prima, se contate i frutti ce n'è 5, 8, 11, sono credo più di una ventina, e penso che il mio amico Franco Marra, che è là in questo momento, sta dicendo: ma dove diavolo sono le radici? Come fa una pianta a stare a 25 metri di altezza senza radici, a fare dei frutti e essere viva là sopra? Questa è una chiave straordinaria dal punto di vista ecologico, dipende da questo. Voglio farvi cose complicate, però le piante C3 fanno la fotosintesi di giorno, lui invece fa la fotosintesi di notte, che è il contrario, e lo fa perché in questo modo non perde acqua molto meno proporzionalmente di quanta CO2 incassa, cioè ha una water use efficiency che è anche 10 volte superiore a quella delle altre specie. Qua vedete i dati che parlano da sé, quindi sono dati assolutamente straordinari, e sono i dati per cui in larga parte del Nord Africa e in Sud America questa pianta è la pianta principe del foraggio, perché tu dai non solo un foraggio ricco d'acqua, ma che non viene da acqua piovana, viene da acqua di condensa, che è una cosa importante. Non è una pianta miracolosa, perché ha ovviamente la caratteristica ecologica, no, una volta mi chiesero a Davis, se ricordo, ma allora perché il CAM non ce l'hanno tutte? Perché ha un equilibrio termico molto preciso. È una pianta che non ama il caldo. Noi pensiamo automaticamente che caldo significhi secco, perché siamo nati nel clima mediterraneo, giornate lunghe, d'estate, calde e secche. Il Pico d'India invece è degli alti piani messicani, dove il caldo in estate coincide con le piogge, se no non avrebbe senso per una pianta fare i frutti quando non possono germinare i semi. Invece lei li fa a casa sua nelle condizioni in cui possono germinare. E invece gli inverni sono freddi e secchi, quindi l'opposto del clima mediterraneo. Questo è una cosa molto importante da sottolineare, perché quest'asse che vedete vi dà la ragione per cui i frutti di ottobre, i cosiddetti scozzolati, sono più buoni dei frutti estivi, e lo saranno sempre, perché la pianta, almeno fino ad oggi, diciamo a fine settembre-ottobre, inizio di novembre, ha le migliori condizioni termiche per la fotosintesi. Poi succedono anni come questo, che più ogni giorno i frutti diventano ricchi d'acqua, per carità. È una pianta che ha bisogno di luce, e ne ha bisogno in modo importante, perché l'attività di fotosintesi notturna e produttiva dipende da quanta luce immagazzina durante il giorno. E non siamo una pianta che ha le foglie che si muovono, ma una struttura fotosintetica fissa, per cui l'ombreggiamento interno diventa anche più complesso, cioè
le pale interne, i clavi interni sono ombreggiati da quelli esterni in modo definitivo, cioè non hanno nessuna possibilità di essere, di muoversi, di avere i sun flakes, cioè quei raggi di luce che passano attraverso una chioma che si muove col vento. La fisiologia della pianta è straordinaria, la pala verticale è messa in quel modo perché prende il sole la mattina e il pomeriggio quando la luce è disaccoppiata dal calore il più possibile, mentre prende meno luce e quindi meno calore, essendo verticale, lo prende solo nella cornice della pala, a mezzogiorno. In quel modo la pianta tende sempre a disaccoppiare l'energia radiante dal calore. Lo fa con la posizione del cladodio, lo fa essendo ricca d'acqua. Se tu chiudi gli stomi di giorno, se voi mettete una cera sugli stomi di una pianta di giorno, le foglie bolliscono, lessano. Il figolinea non lessa perché è un radiatore, perché è pieno d'acqua dentro, quindi l'acqua gli serve per essere stoccata e contemporaneamente per, come sistema di raffreddamento. Questo vedete che siete di fronte a un, avevano ragione, a un mostro, cioè a una pianta che ha delle capacità di adattamento, delle caratteristiche di adattamento meravigliose. Però voi dite, ma noi non lo coltiviamo perché è bella, ma perché serve. Ha un uso diversificato, noi non li guardiamo tutti questi, parliamo del frutto, però non dobbiamo parlare solo del frutto, perché in tutte le specie ci sono gli scarti e negli scarti c'è tanto da fare. Tutto il mondo fa qualcosa, la Sicilia non ha mai fatto assolutamente un fico secco, cioè mi verrebbe da dire, cioè molto molto poco, pochissima gestione del posto raccolta, pochissima gestione degli scarti, dei succhi, delle marmellate, di tutto quello che può derivare. Ha una quantità impressionante di usi medicinali, tant'è che un amico comune a molti di noi, il professore Franco Bonina, ne ha fatto una serie di iniziative scientifiche che sono diventate commerciali ed è al centro di alcuni principi attivi, fornisce principi attivi, per esempio per l'attività cicatrizzante o per l'attività anticancro o per l'attività contro l'ulcero antinfiammatore. Ci sono ormai prodotti nutraceutici e medicinali specifici basati sulle proprietà del frutto e del cladodio, che danno anche risorse economiche da questo punto di vista. Alcuni colleghi hanno addirittura fatto impianti per la produzione di biogas. I frutti poi hanno delle caratteristiche particolari, perché il colorante naturale, lo vedremo alla fine, le betanine, è il più importante colorante, il più importante antiossidante che è nei frutti delle specie coltivate. Anche, mi dispiace, degli antociani delle arance rosse. Le betanine sono state studiate abbondantemente all'Università di Palermo, non da noi, dai farmacisti, e sono al centro, le betanine, di un'attività estremamente importanti tipo antiossidanti. I modelli di impianto sono diversi. Qua siamo a Kasserine, nel sud, stavo dicendo il nord della Tunisia. Guardate alcune caratteristiche: terreni sciolti, è una pianta che non tollera i terreni pesanti, non tollera il sale, non è una pianta da zone saline, non tollera il ristagno. Questi sono impianti che gestiti malissimo, perché il numero di frutti sulle pale è esorbitante. Da questi impianti possiamo fare alcune considerazioni, vedremo alcune. Questo è uno dei migliori impianti della Sicilia, questo è un impianto a Roccapalumba, questo qua è un impianto che l'ho intervistato l'altro ieri, è un impianto che dà dai 7-8 mila euro di prodotto netto l'anno a chi lo fa. E uno dice, allora perché non diventiamo tutti ricchi? Perché? Perché il fico d'India è una pianta estremamente generosa, tecnicamente moderna, perché si moltiplica per talea, perché le talee resistono facilmente, ha una gamma varietale ristretta, tutto sommato non ha problemi di patogeni o di insetti di particolare rilevanza, direi, a parte la mosca e la frutta, poche altre cose, se non arriva la cocciniglia. Ovviamente ha un uso degli input esterni limitatissimo in termini di acqua, ma anche in termini di concimazione, però ha un problema gigantesco di necessità di lavoro manuale, perché dal diradamento alla scozzolatura, se si fanno frutti tardivi, a oggi sono tutte operazioni fondamentalmente manuali, che
che si potrebbero in parte forse anche meccanizzare, ma ancora non c'è una chiara meccanizzazione, diciamo, diffondibile a livello aziendale, e per cui l'impresa capitalistica ha più problemi dell'impresa diretto coltivatrice. Per darvi un'idea, questo impianto qui che avete visto è diretto da una persona che lo coltiva in quel modo, accanto questo qua dietro è di uno che è un'azienda di tipo capitalistico che lo ha affittato. Per darvi dei numeri, quello che sta qui in basso paga 1000 euro a ettaro la collina e da quella collina ricava 19.000 euro, pagandone 2.000. Ma è un rapporto di lavoro diverso, quindi questo va guardato con molta attenzione, perché certamente il problema della manodopera in Friuli è rilevante fondamentalmente per l'operazione di scocciolatura e raccolta, anche perché sei di fronte a un frutto, a una pianta che non ha le spine, perché non le ha, ma ha i glochidi nei frutti, cioè delle leggerissime spine che sono effimere, volano, e che non sono lisce, hanno degli uncini, per cui si fissano al corpo di Gheria. Quindi evidentemente, come dire, la tolleranza sulle spine è zero, il consumatore non deve sapere che esistono, ma raccogliere i frutti di una pianta che disperde nelle spine può essere, è molto gravoso, tanto che gli operatori usano degli occhiali, usano guanti, usano delle fattispecie, e in molti casi non si trova il personale che lo voglia fare. Questo va detto perché è importante. I modelli di impianto sono i più diversi. Io, se dovessi oggi, e ci sono pochissimi studi, ormai come sapete gli studi di campo sono diventati più complessi da fare perché non premiano accademicamente, pochissimi li fanno, sono costosi e durano tanto tempo. La Sicilia ha un modello di impianto tradizionale con grandi piante distribuite nello spazio. Israele, che è, il Messico ci interessa poco, Israele, lo vedremo, ha invece una soluzione sulla fila e utilizza molto anche il topping, l'edging meccanico, cioè fa della potatura meccanica bene, sempre con l'idea che gli impianti debbano durare poco. Noi abbiamo sempre l'idea che debbano durare molto, loro pensano invece che non c'è motivo di farli durare troppo, li rinnovano continuamente davanti alla striscia di Gaza e fanno una produzione che produce frutti anche a febbraio. È possibile produrre frutti da noi fino a novembre, ma sarebbe anche possibile in certe condizioni farli anche in inverno. Questo è il modello classico di Santa Margherita Bellice in Italia, un alberello sbagliato perché era strutturato così soltanto per una ragione tecnica, per fare le conche, perché ricavano a conca, ma non ha senso. Questo è invece il modello di impianto sudafricano, che è interessante perché le piante vanno mantenute basse, più alte di così diventano difficili da gestire. Non voglio entrare nei dettagli di potatura, se non per dirvi che noi utilizziamo sempre il sistema che io ho chiamato, in campo internazionale lo chiamiamo ormai Mickey Mouse, cioè il topolino, questo qua, ed è facile da capire perché, e questo consente, questa continua dicotomia consente il minore affastellamento della vegetazione e funziona meglio degli altri sistemi, diciamo. Questo è il sistema israeliano, siamo a Gaza, davanti Gaza, piante molto basse sulla fila, molto intense sulla fila, tenute basse, massimo 1,80 m di altezza, produttività più bassa, grande potatura verde, però minori costi di gestione. Queste sono cose che vanno considerate nel momento in cui si impianta, e loro rilasciano, come vedete, sul campo tra le file, il materiale di potatura che viene poi cioppato e reinserito nel suolo, anche perché ogni cosa di quella c'ha un po' d'acqua e gli israeliani, si sa, con l'acqua non scherzano. Da cosa deriva la potatura? Deriva da questa tabella, non vi voglio fare vedere troppi numeri, ma questa vi dice che i calori di un anno, che sono questi a questo lato, sono quelli che fanno i fiori, vedete? I calori di 2 anni non li fanno. Se voi guardate il numero di frutti per pala, la media è ovviamente diversa, cioè il fico d'India è, diciamo, la pala si comporta come fosse un ramo misto di pesco, fa il fiore il primo anno, poi non lo fa più, ne fa pochissimi e diventa una struttura vegetativa. Quindi la potatura deve considerare questi due aspetti, che le pale o i cladodi, decidiamo di chiamarli cladodi, che pale non mi piace, i cladodi che rinnovano la vegetazione vengono fuori qua, dai cladodi di 2 anni o di 3 anni, i fiori da quelli di un anno.
trovare l'equilibrio tra il numero di un anno e di due anni è il segreto. Guardate il numero di frutti, 236, 308 contro 60, 57, 52, 26, è il numero di colori. Questo è molto importante, questo è un lavoro che abbiamo fatto molti anni fa noi, direi da giovani, con il professore Lamantia, oggi forestale, e abbiamo continuato anche fino al 2000, e i dati sono solidi, cioè la pianta fa questo. Dovete considerare il cladodio fertile come se fosse un rame misto. E questo significa che dovremmo forse potarli ogni anno in una percentuale molto alta. Questa è l'offerta delle piante a livello mondiale. Vedete, c'è un buco a maggio, però teoricamente questo, come il kiwi, è una specie che potrebbe stare sul mercato 365 giorni l'anno. Noi abbiamo questa finestra, luglio, agosto, novembre. Potremmo avere anche la finestra di gennaio, febbraio, coprendo le piante, l'abbiamo fatto, si fa, alcuni lo fanno, con dei tunnel e evitando gli uccelli, proteggendo le piante, tu con la terza scozzolatura puoi avere una rifiorenza del 20-25% e hai una produzione invernale. Questo qualcuno in Sicilia lo fa per avere i frutti extra stagionali che vanno a dei prezzi pazzeschi. Nessun paese compete con noi, perché il Cile non esporta, Israele non esporta, Messico tantomeno, e l'Africa, come vedete, fa frutti molto precoci. Il Nord Africa è una finestra molto piccola perché c'è troppo caldo in Africa. E i frutti non saranno mai buoni perché non sono gestibili in post-raccolta. Frutti che si maturano con più di 40 gradi hanno un danno da freddo talmente rilevante che anche a 6 gradi subiscono il danno da freddo. Voi sapete che c'è una relazione tra quanto caldo prende il frutto durante la stagione di crescita e quanto lo puoi conservare, a quali temperature lo puoi conservare. Quindi questa cosa è molto delicata, quindi i frutti sono molto sensibili alla conservazione, sul Sudafrica non sarà mai un competitor. Queste cose sono importanti, tantomeno sono ovviamente gli Stati Uniti. Non guardiamo le varietà a livello mondiale. Questo vi dice dove produce. La pianta ha un numero segreto che è il 6, da 6 a 8. Questo è il numero di frutti che deve avere in una pala. Tu non puoi aumentare la produttività aumentando il numero di frutti per pala, perché si riduce la taglia, la dimensione del frutto, enormemente. Devi aumentare il numero di cladodi fertili o per pianta o per ettaro. E questa è la classica curva gaussiana che trovate su ogni specie. È la variabilità per pianta. C'è una variabilità rilevante, ora non posso farvi una lezione di 2 ore su perché c'è, ma certamente dipende dall'esposizione, certamente dipende dal numero di frutti. E questo è quello che succede, cioè la differenza di prezzo cade con la frequenza e avete uno scarto molto rilevante in termini di valore, può anche arrivare al 25%, 30% dei frutti. Questo è un problema se non sapete usare lo scarto. Questa è la regola del 6, vedete? Questo è il numero di frutti per pianta. Qua, ecco, quando voi avete più di 6 frutti avete una riduzione del peso fresco e poi avete anche una riduzione degli zuccheri, quindi questa caratteristica l'abbiamo dimostrata sperimentalmente, deriva dal fatto che sopra quella cifra il cladodio diventa un importatore netto di energia del resto della pianta, mentre in questa fase, che è una asintotica, praticamente il cladodio è indipendente nella fornitura di energia al singolo frutto e consente di raggiungere un frutto di 120-130 grammi. Sali di uno o di due e diventa importatore netto, là inizia la competizione all'interno della pianta e quindi inizia una necessità di diradamento o dei cladodi o delle pare. Questo è un fatto perché. L'irrigazione senza diradamento non serve. Se tu irrighi ma hai lasciato più di 6 frutti, 7 frutti, in qualche caso 8, ma direi 6-7 a pala, non hai nessun effetto. L'irrigazione serve solo se diradi. E diradare senza irrigare non serve neanche, a meno che non lasci 2 frutti per pala. Quindi l'irrigazione è importante nel fico d'India. Ha un K che abbiamo studiato con la professoressa Consol diversi anni fa, un KC che varia da 0,47 a 0,54, quindi ha una richiesta idrica molto limitata. Diciamo che da noi di acqua irrigua siamo sugli 800-900 metri cubi a ettaro, in totale 3.000 durante la stagione estiva, però
la pianta regge bene. Ecco, questo è, per chi lo vuole leggere in un attimo, sono i risultati di quell'esperimento lì. Avevamo qua un K di KC di 0,58 che scende in alcuni casi a 0,45-0,47. I frutti sono straordinari dal punto di vista delle loro caratteristiche. Un frutto buono cos'è? È un frutto che ha almeno il 55% di resa in polpa, ottima quella siciliana che arriva al 65%, che non può essere inferiore a 120 grammi, 130 grammi, abbiamo anche, direi che i frutti veramente buoni sono di 140-150. È un frutto che ha un pH basso, ha un contenuto di solidi solubili che minimo deve essere 12, in certi casi a Roccapalumba arriva a 17. Qual è il suo problema? Le spine, sì, ma le spine si tolgono. Ed è un problema non per il consumatore, ma per il raccoglitore. Il problema sono i semi. Ora, noi viviamo in un mondo dove dobbiamo togliere i semi dall'uva, che ne ha due, pensate a uno che ne ha 150%. Questo è un limite enorme al consumo. La Sicilia è messa meglio degli altri perché ha una percentuale di semi sterili di almeno il 50-60%. Abbiamo in Sicilia del germoplasma, diciamo, senza semi o con un numero di semi molto ridotto, perché il totale senza semi non fa polpa. Lo abbiamo in natura, l'opuntia miclea descritta da Leucocarpa, descritta da Migella, che però ha delle spine mostruose, e lo abbiamo tra nell'opuntia ficus indica. Io ne ho 2-3 cloni coltivati a Roccapalumba che sono stabilmente produttivi, anche rifiorenti, e hanno pochissimi semi. Quindi esiste, se ci fosse ricerca finanziata, la possibilità in futuro di avere una riduzione dei semi importante. In questo momento non c'è, e devi fare i conti con questo. È chiaro che è un problema enorme. Ripeto, è un problema negli agrumi, è un problema in tutta la frutta, non si può certamente dire che non è un problema. È un problema, direi che è il problema commerciale per eccellenza. I problemi commerciali sono due: questo e l'immagine del frutto. Sull'immagine si può e si deve lavorare facilmente, si è lavorato molto. Su questo, questo chiede ricerca. I vantaggi sono quelli dei coloranti, le betaxantine e le betanine, e anche, vedete, glucosio e fruttosio in ottimo equilibrio. Il frutto è acclimaterico, anche se ha un leggero picco. Si raccolgono e si conservano per non più di 6 settimane. Ricordo quando lo diceva mio nonno, diceva: noi li conserviamo tutto l'inverno. È vero, quando noi diciamo 6 settimane, diciamo che conserviamo un frutto simile o il più possibile simile a quello fresco. 6 settimane a 6-8 gradi, 95% umidità, ce la fai. Quando lo devi raccogliere? Alla rottura del colore dell'epicarpo, mai di più. Se lo raccogli quando è in questa fase, hai già finito, perché non ce la fai. Diciamo che questa è la fase ideale, questo colore. Qua hai il 100% di colore e il 95% degli zuccheri che poi riaccumuli subito dopo, non è un problema. Questi sono i tassi di respirazione, non ci andiamo. Queste sono le cose, vedete, voglio dire, questo non puoi pensare di gestire una pianta nel 2021 con la scala, il signor Picone di Roccapalumba col bastone che fa la scozzolatura. Qui c'è tanta ricetta da fare, la scozzolatura significa abbattere i cladodi e i fiori dell'anno per avere una rifiorenza. È una cosa che fa il fico d'India e fa il mango, come sa Vittorio Farina, e consente la produzione autunnale. Però è chiaro che dovrebbe richiedere certamente un'attenzione diversa da quella che vede qui. Questa è la raccolta, vedete gli occhiali, ecco, questo il frutto a raccogliere. Questa è un'immagine sempre più usante, è il primo a sinistra, è questo qua, non questo. Però vedete che avete una variabilità a livello di para. È chiaro che questa variabilità esiste, tanto più sono i frutti sulla para. Qua abbiamo 7 frutti e vanno bene. È chiaro che avete bisogno dei guanti, non quelli, i guanti migliori, gli occhiali, e questo è un limite importante. Questi sono i frutti, vi dicevo, questo è febbraio, frutti raccolti a febbraio in sera, sempre da quell'agricoltore lì, tutti perfetti. Post raccolta è ancora anche da noi a livelli veramente, direi, scadenti da molti punti di vista.
le scopette così. È chiaro che ci sono condizioni diverse. Oggi a San Cono soprattutto hanno sistemi di lavorazione moderni con spazzolatrici che lavorano a tre livelli, perché il Ticolini accumula molte spine non tanto nella parte planare ma qui nella superficie diciamo del ricettacolo. Qua vedete delle cosine, questi pezzi di cladodio, forse si vedono meglio qua in basso, perché la raccolta è molto complessa da meccanizzare. Il frutto non può essere staccato dalla pianta se non con una parte di cladodio, se si vede, vedete le cicatrici qui. Se non lo fai hai una ferita che provoca la morte, la vita post raccolta limitatissima per ragioni ovvie a tutti quelli che fanno frutticoltura. E questo è difficile da meccanizzare, molto difficile, non è il mio mestiere, non l'ho mai fatto, lo reputo molto complicato, però significa che devi raccogliere facendo questo taglio molto particolare. Ecco, quindi presenza umana precisa, attenta, è importante. Scusate, vado avanti. Ecco, questo è il tipo di spazzola che si usa oggi, che consente la pulizia del frutto dappertutto. Questo consente 100%, non potete tollerare una sola spina. Un'altra cosa che abbiamo fatto con la mia amica, che purtroppo non è più tra noi, Enza Kescia, diversi anni fa, fu questa è la cera, ovviamente un frutto che resiste all'aridità, è un frutto cerato, questa è la cera dopo la raccolta e questo è 3 minuti a 52 gradi. Questo consente una maggiore vita post-raccolta e poi consente, lasciatemi passare il termine, di impiccicare le spine all'epicarpo. Vedete come funziona il calore, si vede fisicamente, queste sono foto al microscopio, si vede ancora l'Università di Sassari, e vedete proprio qui le fratture e qui invece la superficie del frutto completamente coperta. Il danno a freddo è un danno importante, che qua vedete, scusatemi se io sto facendo una corsa, ma mi hanno detto che ho 45 minuti e ne ho ancora 7, i danni da freddo sono danni rilevanti, quasi mai succedono in coltura, succedono in post-raccolta. I danni fisici, questo è un danno da caldo che avviene soprattutto nel frutto bianco, che è molto sensibile, come tutti i frutti bianchi, come sanno i pescicoltori, e queste sono alcune infestazioni post-raccolta, la più importante ovviamente è lei, la mosca della frutta, che non a caso colpisce di più il frutto bianco, che si chiama muscaretta in siciliano, perché ha l'apicarpo molto sottile. Qua la vedete, la moscaccia, e qui la difesa la conosce più il mio amico Luigi Catalano, che la possa conoscere io, come si fa a combattere. Qua la vedete, diciamo è l'unico nemico importante oggi che ha questa specie. Vedete il frutto raccolto correttamente, però raccolto con la mosca che poi va male. E queste sono le raccomandazioni del post raccolta, molto semplice, tutto non climaterico, indice di maturazione quando rompe il colore, 13% di zuccheri minimi, massimo 0,17, la consistenza che non si usa il colore dell'epicarpo, percentuale polpa direi 55-50, è un po' basso, 65%, e poi non climaterico, bassissimi livelli di respirazione, molto bassi, e il condizionamento post raccolta col caldo che è commercialmente maturo, cioè io direi che oggi questa cosa si può fare. Gli americani a Salinas sul nostro consiglio lo fanno, i siciliani sul nostro consiglio ovviamente non lo fanno, come non fanno tante altre cose, ma invece gli americani hanno fatto subito e funziona benissimo. 2 minuti per il resto. Le betalaine, fondamentale, perché dico queste cose? Perché queste cose nella comunicazione sono importanti, non dico che controbilancia il seme, però sono un'informazione importante. Vedete la colorazione, è betalaine, betaxantine, betaceni, betaxantine sono straordinariamente interessanti come antiossidanti, si possono fare tante cose, si possono incapsulare, si possono estrarre i succhi e farne un colorante, avete una differenza, potete essere con un topping, vedete i fenoli come sono diversi dal rosso all'arancione e come si diversificano le tipologie. Gli americani ci fanno questo, anche i sudamericani ci colorano il plum cake, ne fanno dei succhi surgelati di colori strepitosi,
ci colorano i gelati, che sono più buoni del gelato di fico d'India vero, che l'India non ha un grande sapore in posto raccolta in queste condizioni, però è utilissimo a corollare gelati diversi, anche gelati di limone. I succhi, il succo del verde è probabilmente il succo migliore se è additivato con un poco, sono andato un po' troppo avanti, se è additivato con un poco di anche di succo di pompelmo, diciamo, o di pineapple, di ananas. Questo è il tipo di comunicazione, le cose che fanno in California. Noi non facciamo niente di tutto questo. Ci sono anche prodotti secondari straordinari come le barrette di pura frutta che si fanno con lo scarto. Questo è brevettato in Cile ed è utilizzato molto in Messico, è kosher, è gluten free ed è ricchissimo, è una barretta di pura frutta, molto buona. Le funzioni medicinali le abbiamo viste prima, ve le ho dette, non sono finite, queste sono provate da esperimenti scientifici solo. Quindi sono di grandissima importanza. Qualcosa sui gladori, che hanno oggi un prezzo, cioè il mio amico di Bionap li paga anche bene. I gladori sono una cosa straordinaria perché hanno una ricchezza di hanno questa mucillagine che è un prodotto fantastico e serve anche per l'edible coating. Si producono così in Messico, si vendono in questo modo, si aggiungono. Per esempio, la cosa strana è che nessun ristorante messicano d'Italia, non so chi di voi è mondano, qualcuno là dentro lo conosco, ma chi va ai ristoranti messicani in Italia non trova mai Nopalitos, mentre nel resto del mondo sì. E i Nopalitos sono per i messicani quello che per noi è la fagiolina, cioè sono comunissimi. Noi li abbiamo diffusi oggi in Etiopia, questo con un lavoro fa, oggi è diventata la prima verdura dell'Etiopia, che è un grande successo. Abbiamo sperimentato questo sistema per produrre la farina o per produrli secchi, abbiamo anche sperimentato il sistema per despinarli, che è questo. Quindi vedete, una cornucopia di cose che si possono fare, anche dal cladoio, gli usi medicinali, questo non ci interessa. La mucillagine serve a fare tante cose, voi in Puglia avete un imprenditore che fa il parquet, il fico d'India, e fa anche isolanti per le mura, però la mucillagine è veramente un polisaccaride pazzesco, perché fa tutte le cose che vedete qui, che non è che queste sono tutto frutto di ricerca scientifica, sono cose provate. Poi ci sono i fiori che danno luogo a, poi ci sono i semi che danno luogo all'olio. Oggi questo prodotto è importantissimo in Nord Africa e in Marocco. Noi non lo facciamo perché non l'abbiamo mai fatto, e però l'olio ha dei prezzi importanti. Diciamo che gli africani lo vendono agli italiani e ai francesi, magari gli italiani potrebbero farne un prodotto da sé. È certamente un olio importante, non è un olio edibile, è un olio da cosmesi che ha un valore anche di, vedete, di 500-600 euro al litro e che è diffuso in commercio in diversi casi. L'ultimo uso è il carminio, ma questo ci interessa così per cultura generale perché non è consigliabile. Ovviamente non si può fare da noi, però è l'uso fondamentale di questa pianta nel mondo, che vi dà l'idea della cornucopia di usi che si possono fare e delle cose che voi non sapete, molti non sanno. Cioè, io ogni volta ai vegani dico: non potete mettervi il rossetto, perché il rossetto è colorato, tutto il rossetto del mondo è colorato col corpo di pistacchio schiacciato, comprese le gelibelle che vende Harrods, o il Campari, o il Martini, o qualsiasi caramella. È un frutto che ha una capacità di marketing enorme. Io ricordo questa foto in alto, questa è la fontana dei quattro fiumi di Piazza Navona, eravamo col professor Giuseppe Barbera seduti lì a mangiare un gelato, a un certo punto vedemmo quei fichi d'India scolpiti da Bernini nella fontana più importante del mondo. Capite? Non è pensabile che gente come Casolati o Bernini sceglie questa pianta per caso. È un simbolo straordinario di un mondo e anche di una forma vegetale. Poi c'è Balù, Linus e Dolce & Gabbana, Fifth Avenue a New York, che ne fanno un uso commerciale continuo. Perché dico questo? Non perché sia particolarmente affezionato a Dolce & Gabbana, ma perché
passare da un'identità etnica folcloristica come quella che i siciliani hanno usato troppo a un'identità invece culturalmente alta, che identifica mondi culturali importanti del Sud America e dell'Italia e del Mediterraneo, è un passaggio chiave nella comunicazione di questo flusso. Se voi oggi entraste per caso da Italy di Farinetti, vedreste che il frutto più caro sul mercato è il fico in tutti i mercati. In questo momento è dai 4,5 ai 5 euro al chilo. Questo ci dice qualcosa. Ci dice che il potenziale c'è e che il tema più importante è affrontare i costi di produzione, la manodopera, e gestire il post-raccolto e la comunicazione in modo tale da far uscire questo frutto da questa dimensione da coppola, scopetta, contadino siciliano, una dimensione culturale che è quella che merita una pianta che è nella bandiera di un paese. Al mondo soltanto il cedro del Libano e il fico d'India sono per intero messe in una bandiera. E la cosa divertente è che il Messico e l'Italia hanno la stessa bandiera, con gli stessi colori, la differenza che si vede solo durante le partite di calcio in genere, è il fico d'India nel bianco della bandiera messicana. Sono passati esattamente 45 minuti, io vi ringrazio per la vostra attenzione. Paolo, grazie della tua appassionata dissertazione e quindi farà venire in sala anche la voglia del fico d'India, perché se ne parla tanto di fico d'India, specialmente... Avete un caso a Lecce? Sì. Da Cavaliere, che lo piantò con me molti anni. Sì, lo sappiamo, è proprio nel leccese, con i nuovi programmi di rigenerazione del territorio si parla tanto... però abbiamo ben capito che non ci si può improvvisare se poi vogliamo far reddito da una coltura del genere, ma principalmente è una coltura che ci permette, oltre che food e feed, anche la preservazione del suolo, soil erosion, quindi ciò che è lo schema etiopico della cultura. Io ti ringrazio veramente tanto, grazie della tua disponibilità. Guardandoti mi ricordo anche che esiste un problema importante vivaistico. Non esiste il vivaismo del fico d'India sostanzialmente. Ecco. Invece per il prelievo delle piante è fondamentale, è importante, è necessario avere dei campi di piante madri da cui prelevare le piante. Io questo nel mio ruolo di coordinatore nazionale Civitalia lo riporterò, qualche vivaista al di là del Rubicone sorriderà, però in realtà abbiamo anche possibilità di sviluppare un'economia su questa frutticoltura alternativa come abbiamo parlato oggi.